soluzione peggiore ad una strategia già pessima. Forse sai, forse loro non sanno, io ho vissuto in Kosovo a lungo fino al 99 e poi anche durante la guerra del 99, io sono stata lì per 3 giorni finché non mi hanno detto di andare via sotto le bombe e poi abbiamo continuato a tornare per parecchio tempo. E abbiamo denunciato quella guerra nel 99 come un crimine internazionale, come tutte le altre guerre, ma anche come l'azione che avrebbe reso la pace infinitamente più lontana e forse irraggiungibile. E soprattutto avrebbe distrutto quello che rimaneva di una possibile convivenza in quella terra. Mentre invece per 11 anni prima i kosovari albanesi avevano costruito una loro resistenza non violenta da manuale. Chi l'ha seguita ha visto che era vissuta dalla popolazione veramente in modo totalmente partecipato. Era una resistenza non violenta come credo che non ne abbiamo mai viste altre, nel senso che era veramente partecipata da tutti, ma che usava tutti gli strumenti che ritroviamo nei libri che noi spesso leggiamo per farci delle idee su come dovrebbe essere la vera resistenza non violenta. Avevano costruito, prima avevano iniziato con tutte le manifestazioni, manifestazioni anche creative, e assolutamente non mai contro l'altro, ma contro l'ingiustizia, contro naturalmente il governo che da lontano, da Belgrado, emanava queste leggi, queste direttive, queste norme che erano tese semplicemente ad opprimere, a offendere, a togliere la dignità del popolo albanese, kosovaro. E quindi quello era senz'altro, come dire, l'antagonista, l'avversario delle manifestazioni dei kosovari albanesi, ma loro mai hanno cercato durante tutti quegli anni di prendersela con la popolazione serba. Fino all'inizio del 98 più o meno, quindi poco più di un anno prima della guerra, quando cominciarono ad arrivare persone kosovari albanesi che avevano vissuto per molti anni all'estero, ed arrivarono anche albanesi d'Albania dopo l'apertura, dopo, vi ricordate il saccheggio delle caserme nel 97 a Valona, tutti quei guai in Albania con un'anarchia terribile ed un'anarchia armatissima, armati fino ai denti perché rubarono tutte le armi dalle caserme militari. E si riversarono in Kosovo quello che noi conosciamo come l'UCK. Fino all'inizio del 98 in Kosovo, nella resistenza non violenta kosovara, non aveva cittadinanza, non esisteva. Esisteva forse in qualche comunicazione che c'era con l'estero, dove c'erano gli ideologhi di questa ribellione violenta, ma in Kosovo non c'erano. Fu un cambiamento fortissimo e naturalmente a voler essere un po' più intelligenti e ricercatori più approfonditi si poteva capire già da allora che c'era un coinvolgimento esterno e che c'era chi incoraggiava questo tipo di azione. E poi abbiamo visto nel 99 da parte di chi ha voluto, fortemente voluto quella guerra contro le forze serbe, che era la guerra che voleva, perché era l'unica cosa che erano in grado di capire. Sto parlando principalmente degli statunitensi. La Madeleine Albright si dice che si era innamorata di Achille Tacci, quello che adesso è il presidente, che fu chiamato a Rambouillet a negoziare a nome dei kosovari, quando lui non conosceva, nessuno lo conosceva ancora. Era una persona che era sempre stata all'estero, aveva vissuto in Germania, cioè non rappresentava, nessuno prese in considerazione
la vera resistenza non violenta dei kosovari albanesi. Quando poi ci fu quella terribile guerra nel 99, cambiò tutto, perché presero il sopravvento anche in termini di propaganda interna al loro stesso popolo, quelli che avevano predicato l'uso della forza, perché l'uso della forza in quel momento poterono dire che era stato vincente, che i serbi erano stati sconfitti con l'uso della forza, che dopo 11 anni di resistenza non violenta non si era ottenuto quello che si era ottenuto nei 3 mesi di bombardamento. E quindi quella guerra distrusse, in primo luogo, la prima cosa che distrusse, la coscienza non violenta, la cultura non violenta che rugava Femi Agani, che era il grande ideologo che naturalmente i serbi, la prima persona che uccisero a Pristina fu Femi Agani, perché era quello più pericoloso. Rugova era il più carismatico, ma era Femi che era il cervello dietro tutta questa grande costruzione culturale di una dimensione non violenta. E quindi quella guerra uccise, sì, tante persone, uccise un'intera cultura, un'intera civiltà non violenta degli albanesi kosovari. Uccise, o perlomeno non uccise, ma ritardò moltissimo anche la coscienza democratica del popolo serbo. Non bisogna dimenticare che quando cominciarono i bombardamenti su Belgrado nella primavera del 99, c'era un movimento per la democrazia contro Milošević all'interno di Belgrado principalmente, ma anche di altre 2 o 3 grandi città serbe, che era un movimento molto forte. Quando furono bombardati da quelli che loro consideravano i loro amici naturali, cioè i paesi dell'Europa occidentale, gli italiani, gli inglesi, i tedeschi, loro dissero: ma come, noi, tutti abbiamo visto quelle email che giravano a quell'epoca dai nostri amici che stavano là, che dicevano: ma come, noi vi abbiamo sempre considerato i nostri amici e il nostro esempio da seguire e ci bombardate così? Quindi la guerra del 99 fece talmente tanti danni che credo che quello che stiamo vedendo adesso è solo la conseguenza, non credo che sia la fine, tra l'altro, non lo so che cosa ne succederà adesso, perché adesso quello che mi preme è quello che succederà in Bosnia, perché avendo fatto questo, i serbi di Bosnia, che hanno sempre visto con grande, come un senso di punizione, quello di dover dipendere da un governo unitario a Sarajevo, diranno: beh, se possono loro fare la dichiarazione unilaterale di indipendenza, lo possiamo fare anche noi. E se questo succede in Bosnia, lì la guerra scoppia davvero. In Kosovo non credo che arriveremo alle violenze serie, non credo questo, credo che ci sarà una separazione. È una sconfitta terribile per la pace, la sconfitta per la convivenza, la sconfitta per quegli ignavi dei governi europei che non hanno saputo offrire niente di diverso. Predichiamo l'Unione Europea e tutti questi bellissimi valori per noi e non siamo capaci di trasmettere neanche un briciolo di quello che predichiamo per noi di là dall'Adriatico. Perché ora l'idea che si sta diffondendo è comunque di riconoscere questo Stato. Ovviamente l'America in primis ha già detto, si riconosce, no? Anche in Italia o in altri paesi, sbaglio, c'è la Spagna leggermente più in dubbio, perché ovviamente ha problemi loro, baschi, eccetera. Però la tendenza generale è il riconoscimento, sì. Che difficilmente però si tornerà indietro. No, non si torna indietro. No. No, c'è da dire una cosa, che non è mica la prima volta che i kosovari albanesi dichiarano la loro indipendenza, l'aveva già fatto Rugova, 3 volte l'aveva fatto Rugova, solo che nessuno l'aveva riconosciuto e era rimasto lettera morta. Quindi la dichiarazione unilaterale di indipendenza in sé non è la cosa grave. La cosa grave è il riconoscimento di alcuni stati importanti e la spaccatura in Unione Europea, che tranquillamente sta dicendo: beh, alcuni paesi riconosceranno e altri no. Che Unione Europea è questa? Io credo che questo sia più grave.
Però se devo dirvi, a Firenze ho una grande sofferenza a parlare di queste cose, perché chi non conosce, chi non conosce quel paese, chi non ha seguito o forse si è dimenticato quello che aveva seguito negli anni 90, ormai considera i kosovari albanesi come gli amici degli americani e quindi i nostri nemici. Tutti corrotti, criminali, mafiosi, colpevoli di pulizia etnica nei confronti dei serbi e dei rom, non considera nient'altro di questa popolazione di 1.800.000 persone, 1.900.000 persone. E questo devo dire che a me ferisce moltissimo, perché la loro storia è molto di più di questo. Ci si può ricordare le ondate del 99, anche Firenze, centinaia di profughi che scappavano dalla pulizia etnica. Devo dirlo anche questo, che nella nostra foga di pacifisti spesso di trovare sempre il nemico che è quello che riconosciamo, che ci torna comodo, eccetera, si diceva che scappavano dai bombardamenti degli Stati Uniti, anche dell'Italia, di tutti quelli che bombardavano, della NATO. Ma scappavano perché i serbi, perché la polizia speciale serba li rastrellava e li buttava fuori, li caricava sui treni. Da Pristina andavano via nei vagoni piombati, come cioè la gente, sì, anche scappava, ma scappava più che dalle bombe, vi assicuro, scappava dalla polizia etnica, ma una polizia etnica che non c'era prima che iniziassero i bombardamenti, quindi i bombardamenti hanno scatenato. È molto più complicata la situazione e abbiamo bisogno sempre di ricordarcela, anche se dobbiamo cercare di capire meglio, ma cercare anche di trovare una soluzione. Sì, poi è vero che sono successe anche le altre cose, perché quando sono rientrati con la fine della guerra, con gli accordi di Kumanovo del giugno del 99, sono rientrati i kosovari albanesi che erano scappati e che si erano accampati lì intorno, in Macedonia, in Albania, in Montenegro, sono rientrati a casa, li hanno trovati. Siamo rientrati anche noi più o meno in quegli stessi primi giorni. Vi assicuro che i cadaveri da riprendere, da tirar fuori dalle case, dalle macerie delle case distrutte da ruspe, da carri armati, non da bombe, era una situazione terribile, ma insieme a loro sono rientrati tutti questi che stavano nella diaspora kosovara albanese da molti anni. Sono rientrate persone coinvolte in tutti i tipi di traffici, era un'anarchia, e la pulizia etnica contro i serbi e i rom in quel momento c'è stata. Vi racconto, poi mi fermo perché siamo tanti a parlare, non sono bravo a parlare solo io, un episodio che mi ha fatto capire quanto la cultura che io conoscevo di questo popolo era stata distrutta da quei 3 mesi di bombardamenti. Alla fine di agosto di quell'anno, allora la guerra finisce, non mi ricordo più la data, insomma fosse il 9 giugno, e la gente comincia a rientrare a casa dopo il 15 giugno. Arrivano anche i militari della forza multinazionale, la gente si sente sicura e rientra a casa, specialmente quelli che stavano nei campi profughi allestiti intorno ai confini del Kosovo. A fine agosto ci fu un episodio stranissimo: 13 contadini serbi vicino a Uroševac furono trovati uccisi tutti e 13 in un campo mentre stavano mietendo il grano. Una cosa terribile, trucidati a colpi d'arma da fuoco. E quella sera la televisione dette notizia, io ero a Peja, città nell'ovest del Kosovo, in casa di amici miei, abitavo sempre in casa con loro, e dissi alla mia amica, che era la figlia di questa famiglia, dissi: Angelina, che cosa terribile, 13 contadini serbi inermi che stavano mietendo il grano sono stati trucidati.
E lei era sconvolta e disse: che cosa terribile, che cosa terribile. Ma noi non facciamo queste cose, queste sono le cose che fanno loro. Ed era sconvolta. Un paio di mesi dopo, non mi ricordo in quale occasione, ritornammo a parlare di questo episodio, e Angelina, che faceva anche vita politica, eccetera, io le dissi: sai, quella cosa dei 13 contadini morti vicino a Auschwitz, io non riesco ancora a digerirla. E lei era completamente cambiata e mi ha detto: sai, abbiamo capito com'è andata. Si sono ammazzati tra di loro, perché sai, i serbi sono violenti. Alcuni volevano partire, alcuni volevano rimanere, non sono riusciti a mettersi d'accordo, si sono ammazzati tra di loro. Ecco, per me, quella menzogna ormai digerita, entrata nel cuore di una donna carissima, mia amica, brava, impegnata in tutte le cose, mi ha segnalato il totale cambiamento della cultura dominante che la guerra aveva causato e che purtroppo credo che vanno avanti così. In che lingua parlavo? Io in serbo con lei, sì. In serbo, sì. Lei non amava parlare in serbo, spesso mi rispondeva in albanese, ma io quando sono arrivata in Kosovo ormai ero proprio vecchiotta. Non del tutto, ma non ero molto brava a parlare. E allora io parlavo in serbo e lei capiva tutto, e spesso, quando non capivo, anche quando rispondeva in albanese, me lo diceva in serbo, ma lei lo sapeva benissimo in serbo, però naturalmente per questioni di patriottismo non lo voleva mai parlare. E se camminavamo per la strada parlavamo solo in albanese o in inglese, perché quante non era sicura. Quante lingue conosci? Un po'. Ho imparato il serbo croato perché ho vissuto a Sarajevo durante la guerra. La prima parte di quel decennio. Su questo poi si ritorna. Sì. Andrea, senti, te che posizione hai su Kosovo? Kosovo. Ma allora, io non ci sono stato tanto come la Lisa, però ci sono stato una volta nel 2000 e poi sono tornato nel 2004. Nel 2000 con un progetto di ricostruzione gestito da Caritas e poi successivamente per vedere la situazione. Ma allora, innanzitutto, qui siamo di fronte a una cosa che qualcuno di noi dice da tempo, cioè che gli stati europei, e l'Italia tra gli altri, non c'ha più un cencio di politica estera, nel senso, ormai noi siamo diventati un paese che gestisce la politica estera soltanto sulla base dei contratti commerciali. E siccome il Kosovo non presenta questo tipo di interesse, o almeno non direttamente, di fatto credo che gran parte della classe politica italiana capisca poco questa situazione. Quindi non si sono mossi per niente bene, non sono riusciti a entrare in dettaglio sulla situazione. Devo dire, perché noi non siamo assolutamente manichei, che la KFOR, gli italiani in Kosovo, hanno fatto tutto sommato anche in modo decente. Io l'ho visto, insomma, lavorare, insomma, mi sembrava che lì ci fosse della gente anche abbastanza intelligente. Però resta il fatto che ci sfuggono alcune dimensioni del mondo, perché non siamo più capaci di andare a vedere, insomma, cioè andare a vedere proprio, cioè vivendoci, scegliendo gli interlocutori giusti e poi soprattutto avendo l'umiltà di fare una diplomazia, come si dice, dal basso, cioè incontrando le persone, appunto, e stando là in situazione. Tra l'altro vi ricordo che la guerra contro la Serbia è una delle ultime guerre di cui abbiamo dei dati dettagliati ed è, insomma, purtroppo la famosa guerra in cui si è realizzata la proporzione 93-7, cioè 93 civili ogni 100 caduti, ogni 100 morti, in corrispettivo a 7 militari morti. Di questi 93 civili, 34 sono bambini. Questi sono i numeri della guerra in Serbia. Non so se vi ricordate, sono questi, dovevano essere bombardamenti selettivi, le bombe intelligenti, no? C'è una delle più clamorose menzogne, le bombe intelligenti, cioè nel senso la guerra chirurgica, no? Cioè non è assolutamente vero niente, cioè la guerra chirurgica serve a tutelare i militari, non certo a tutelare i civili, insomma. Ormai le guerre
dalla guerra di Corea in poi, ammesso nella seconda guerra mondiale, soltanto per un dato statistico, è ancora una guerra che si combatte uccidendo i militari piuttosto che i civili, perché ricordatevi, insomma, le perdite civili della seconda guerra mondiale sono state mostruose. Però la guerra di Corea è proprio la guerra che diciamo, passa il crinale, è la guerra in cui sono morti più civili che militari. Sì, ormai la proporzione è questa, insomma. Se non ti interrompo solo un secondo, perché ovviamente citavo operazioni chirurgiche, eccetera, si tenta con il linguaggio medico quasi di tranquillizzare le operazioni chirurgiche, il target, la bomba, il bombardamento intelligente, gli effetti collaterali, esatto. Sì, poi c'è la virgolizzazione. Se rientrasse in una cosa di cura, perché... No, poi c'è la virgolizzazione della guerra, no? Non so se sapete, ormai i piloti militari vengono addestrati sul virtuale, no? Sono programmi sofisticatissimi per la produzione della realtà. È chiaro che diciamo, è molto più conveniente formarli in questo modo che non metterli direttamente su un aereo, perché le ore di volo costano una cifra impressionante. Ma è molto meglio diciamo così, formarli a questo livello, però siamo ormai all'idea, insomma, la guerra è una dimensione di ordine virtuale, cioè quel processo che purtroppo anche noi dobbiamo constatare, cioè le immagini filtrate al mezzo televisivo rischiano veramente di non essere più avvertite come vere, no? E quindi credo che da noi c'è anche in crescita un problema di sensibilizzazione in fronte a certe cose. Cioè, ormai siamo assuefatti anche all'idea della guerra, perché sembra che la guerra sia tutto sommato una cosa accettabile. Ma è difficile ricostruire invece la sensibilità personale. No, ma poi parlo proprio anche insomma, della sommatoria delle sofferenze, no? Che sono poi anche delle sofferenze fisiche, no? Cioè il sangue versato, la carne strappata, la dimensione proprio della lacerazione fisica, no? Cioè, credo che noi ci sarà anche questo grosso problema a spiegare l'orrore della guerra, perché ormai è diventata una dimensione di ordine virtuale. C'era, ti interrompo l'ultima volta, la penultima, una me la c'è un po' dopo. Mi ricordo c'era a proposito di questa dimensione virtuale Terzani che raccontava la distanza, poi ci fu anche un'inchiesta di Repubblica dei piloti che andavano a bombardare, partivano la mattina tipo tesserino al comune, tornavano la sera dopo aver scanciato le loro brave bombe, ritornavano a casa e la mattina dopo ricominciava il lavoro, proprio come un normale tipico lavoro, e poi la domenica mattina tutti insieme a pescare fra le marmotte e gli alberi, gli alberi, eccetera, eccetera, a proposito della dimensione virtuale della distanza, sì, ma che questo... si cerca anche di fare intercorrere. Ma su questo voglio aggiungere un po' una cosa, finisco il discorso sul corso. Sì. Io la seconda volta che sono stato, nel 2004, ho visto delle cose interessantissime, perché di fatto è un paese che economicamente parlando è ormai orientato al modello europeo, se non addirittura allo statunitense. In quel momento lì, insomma, la moneta in circolazione addirittura era più il dollaro che l'euro, e di fatto, insomma, c'è un orientamento abbastanza concreto nei confronti del mondo europeo, del mondo occidentale. Però nel contempo non c'è paesino che non abbia il proprio minareto, perché c'è la moschea. Bene, se voi andate a vedere chi ha finanziato questa moschea, trovate Giordania, Emirati Arabi e Arabia Saudita, che fra l'altro forniscono gli imam, e sono tutti imam che vengono dalla scuola dell'Arabia Saudita, la scuola coranica dell'Arabia Saudita, quindi formati in Arabia Saudita, che sono dei veri di linea un po' più radicale rispetto per esempio agli imam che per lo più arrivano in Europa, che solitamente si formano a Cairo. Per esempio l'ex imam di Firenze, il nostro amico Zir, che fra l'altro vedo che interviene, lui ha studiato al Cairo, insomma loro sono di linea già più tesa anche al dialogo con l'Occidente e tutto il resto. E ci raccontavano che addirittura ci sono i corsi di formazione, per cui i giovani musulmani vengono formati a tutta una serie di professioni, professioni nell'ambito sanitario, nell'ambito economico, nell'ambito delle gestioni aziendali, sono tutti corsi di formazione che fanno in Arabia Saudita. Quindi da un lato è un paese che ha una funzione sempre più pro-occidente, perché si sa che ormai il Kosovo insieme all'Albania è la base continentale in area balcanica della NATO e quindi degli Stati Uniti. Dall'altro lato però c'è questi rapporti strani, complessi anche con il mondo musulmano, perché dovete sapere che l'area balcanica
insomma, ha conosciuto diciamo una ri-islamizzazione che è passata anche per una forte acquisizione dell'identità, no? In seguito alla guerra iniziata nel 92, perché chiaramente soprattutto i bosniaci rimasti isolati dal resto del mondo hanno ricevuto aiuti dall'Arabia Saudita, dal mondo arabo, quindi in qualche modo hanno recuperato la loro identità islamica, che non mi dispiace, non fraintendete, però insomma ci sono questi due modelli diversi che si confrontano. Insomma, si sa per certo, questo non è certo qualcosa che si dice contro gli albanesi, ma insomma, o contro appunto i kosovari stessi, però insomma si sa che quella è la porta d'accesso, una delle porte d'accesso verso l'Europa del narcotraffico, insomma. Quindi ci sono tutta una serie di interessi molto complessi. E fra l'altro continuano ad arrivare dei rapporti abbastanza dettagliati sul coinvolgimento delle forze militari alleate in Kosovo sulla questa dimensione del narcotraffico. Guardate, non importa andare a scomodare uno dei film recenti, American Gangster di Ridley Scott, in cui si parla del problema. Stavo aspettando l'allaccio con il cinema. Sì, quando lo fa, ovviamente. Non c'è soltanto il problema della porta d'ingresso verso l'Occidente per il narcotraffico inaugurata con la guerra del Vietnam, comunque queste sono correlazioni anche da studiare. Le guerre comportano anche questo tipo di conseguenze. Quindi, insomma, se mi chiedete la posizione, non lo so se fosse possibile procrastinare più di tanto l'indipendenza, però bisognava arrivarci in condizioni completamente diverse. Rambouillet, per esempio, lasciò la questione totalmente in sospeso. Che vuol dire che noi ci hanno fatto credere che la guerra del 99 fu combattuta per liberare il Kosovo, poi in realtà quando si sono seduti per stilare l'accordo di pace la questione del Kosovo non è stata neanche menzionata per caso, quindi la sovranità serba, fra l'altro, stando a Rambouillet, era garantita. Questo per spiegarvi purtroppo anche che cosa ci fanno intendere a noi e che cosa poi realmente accade. Rispetto poi a quest'altra questione che citavi di Terzani, io non so chi di voi è stata a Auschwitz in visita. Io ci sono stato due volte, nell'87 e poi nel 2002. Nel 97 mi è saltato un particolare, invece mi hanno raccontato nel 2002. Secondo me quello è uno dei grandi luoghi che bisogna cercare di andare a vedere ancora una volta nella vita. Perché per quanto uno possa leggere o vedere video o cose del genere, andare fisicamente è un'altra cosa. Guardate, non è un caso che anche proprio a livello formativo, per quanto riguarda la cultura di pace, noi siamo molto affezionati a dei passaggi, tipo per esempio Montesole, che tutti conoscono il nome di Marzabotto, in realtà per Montesole è una località che diciamo, prospetta su Marzabotto c'è l'ossario, Sant'Anna di Stazzema, cioè tutte le realtà delle stragi e degli eccidi ridicono non tanto appunto la volontà della vendetta quanto piuttosto la necessità della giustizia e il problema della riconciliazione, quindi una pace concreta che tenda a prendere coscienza di quello che è accaduto perché le cose non avvengano più. Auschwitz da questo punto di vista è una lezione fondamentale, perché arrivi lì con l'idea, almeno a me è successo questo, di vedere uno dei grandi monumenti della follia omicidia del genere umano e poi ti rendi conto che, come dice Shakespeare nell'Amleto, c'è del metodo in questa follia. Cioè uno si rende conto che in realtà insomma, la Shoah è stata una grande catena di montaggio per accumulare le ricchezze che servissero a mantenere in piedi la macchina bellica tedesca. E lì, appunto, la seconda visita, mi hanno raccontato una cosa interessantissima, che il capo del campo che fu trovato lì dai russi e fu impiccato all'interno del campo, aveva la casa proprio dietro i fabbricati in cui per esempio Mengele faceva le sperimentazioni, il grande fabbricato dove erano rinchiusi i politici, tra cui insomma c'era anche il padre Massimiliano Kolbe, il luogo in cui morì il padre Massimiliano Kolbe, questa spianata con il muro in fondo in cui c'erano le esecuzioni capitali, insomma, perché sapete, Auschwitz nacque come campo per i politici, poi è diventato Birkenau, è diventato un campo di sterminio, ma è stato uno dei primi campi a essere aperti e si è trasformato da luogo di detenzione per i politici a campo di sterminio. Comunque il capo del campo, l'ultimo capo del campo, aveva 4 figli e l'ultimo è stato generato e è nato all'interno del campo. E guardate, fra l'abitazione del capo del campo e appunto il suo luogo di lavoro, dove andava a massacrare l'ebrea, c'erano
al massimo 100 metri. Quindi vuol dire che questo tutte le mattine baciava la moglie e i figlioli e andava a massacrare i figli degli ebrei, insomma, i bambini come i suoi, no? Fino al punto appunto che uno dei suoi figli è nato lì. Questo è, secondo me, anche da un lato la grande comprensibilità del male, ahimè, e la sua incomprensibilità nel contempo, no? Ricordatevi, Hannah Arendt ha scritto questo libro bellissimo, credo vada, andrebbe prescritto per le scuole, che è La banalità del male, no? In cui lei racconta il processo Eichmann a Gerusalemme, questo grosso tecnico dell'olocausto, no? Cioè quello che ha proprio preordinato il sistema logistico, no? Il sistema di trasporto, era quello che studiava come portarli dai ghetti ai campi di sterminio, no? Cioè la pianificazione post-industriale, in questo senso decisamente post-moderna, del genocidio, no? Quindi i criteri della produzione di massa applicati al genocidio. Perché la Shoah è così importante da ripensare continuamente, da continuare a studiare, no? Perché è stato, tra l'altro, uno degli aspetti più inquietanti della contemporaneità. Cioè, alcuni criteri, che erano criteri tecnologici per la produzione di massa, sono stati applicati al genocidio. Non so se sapete i famosi numeri, altra cosa mi ha sconvolto, i famosi numeri tatuati servivano per le macchine dell'IBM. Quindi l'IBM forniva un certo numero di macchine per contare le persone, e i codici tatuati, cioè fosse successo qualche anno dopo, erano codici a barre, tanto per intendersi, no? Cioè erano codici più leggibili per il tempo, no? Quindi da un lato appunto questa cosa drammatica, che l'altro va oggettivizzato, cioè va ridotto dalla sua dimensione umana, per dire, l'altro non è umano come me, perché soltanto se uno faccio questo passaggio riesco appunto a baciare mio figlio e poi massacrare un bambino, perché lo leggo evidentemente diverso dal mio. E questo, guardate, siccome uno dei grandi presupposti della violenza è quella violenza collettiva che è la guerra, è anche uno dei grandi presupposti invece, al contrario, per una cultura di pace. Non puoi mai prescindere dalla dimensione comune che hai appunto con l'altro. Questo ti dovrebbe comunque impedirti di leggerlo come nemico, e comunque ti dovrebbe in ogni caso impedire di ridurlo a qualcosa di diverso da te. Per questo, insomma, la grande anticamera della guerra sono appunto i pregiudizi, i localismi, i nazionalismi, tutta una serie di ismi che diventano poi la dimensione per cui l'altro è suscettibile della mia autorità, no? Cioè io in qualche modo posso... Ora, scusate se la butto sul religioso, non lo faccio più, Cioè, non a caso questo realmente è il peccato delle origini di cui parla il libro della Genesi, no? L'oggettivazione dell'altro, perché io divento il dio della situazione, Il grande atto di idolatria che gli esseri umani fanno, Io sono il tuo dio e quindi dispongo liberamente di te fino al punto di annientarti. Eppure la vita ama della diversità. Ma signori, tra l'altro, sapete, questa è veramente la cifra della nostra biologia, no? Cioè, nel senso, il nostro marker biologico, il marker della nostra dell'esistenza su questo pianeta, la vita di questo pianeta è la diversità. Anzi, più la diversità prospera e moltiplica, e più si può parlare di una salute complessiva dell'ambiente. Infatti il grosso dramma di questa fase storica è che noi stiamo uccidendo la diversità, quella biologica come quella culturale. Ritorno un attimo indietro, quando ti volevo interrompere prima, quando accennavi lo sterminio fatto con la modalità della produzione di massa in codice eccetera, mi veniva in mente una frase, anche qui io sui nomi faccio ribrezzo, di Albert Camus, detto bene ora? Sì. Alla quarta ce l'ho fatta. Che diceva: non è il dogi che Caino uccide Abele, ma è dogi che lo fa in nome della logica e per la logica, con la logica. Lisa, cambiamo argomento, si fa per dire, perché tanto siamo sempre qua. E si accennava prima all'ex Jugoslavia, Sarajevo, eccetera. Avevo voglia di chiederti, indipendentemente anche da stasera, ma visto che siamo qui, ne approfitto, la giornata tipo. Come... Dopo? A Sarajevo durante la guerra? Sì, in una, diciamo, di queste due varie esperienze...
all'estero come volontaria di pace. Che bello, io mi divertirò un sacco a ricordarmi una giornata tipo, non so quanto ma, mi divertirò. Cioè nel senso, più o meno che una, ti svegliamo, una. Sì. Cerco di ricordarmi. Sì. Allora, prima ci vuole una premessa. La guerra a Sarajevo è iniziata nell'aprile del 92. Mi ha fatto venire il dubbio, no? L'aprile 92. Sì, sono andata nel 93. Io sono andata nel 93 per la prima volta a settembre del 93. Io non sono andata a dicembre del 92. Forse Andrea sì, sei andato, te Aldo, ma dovevo andare ogni 500 a Sarajevo. Non c'era Alessandro. Io invece a Sarajevo per la prima volta sono arrivata nel settembre del 93. Era molto difficile arrivare a Sarajevo perché Sarajevo da 6 mesi dopo l'inizio della guerra, quindi già nell'autunno, estate-autunno del 92, fu cinta d'assedio e nessuno poteva né entrare né uscire. Alcune persone riuscirono comunque a scappare pagando i militari dell'esercito serbo-bosniaco oppure cercando di scappare per le foreste, eccetera. Ma dovete sapere che chiudendola tutta sotto assedio l'obiettivo era naturalmente che le persone fossero come in prigione, ma era anche di esercitare pressione sulla popolazione civile, che rimasero circa, si stima, circa 350.000 persone nella città. E avendo la cinta d'assedio riuscirono a tagliare tutti i rifornimenti, luce, acqua, gas, non c'era niente in questa città. Arrivarci non era facilissimo, noi riuscivamo, io cominciai ad andarci nel settembre del 93 perché arrivavo con gli aerei dopo che le Nazioni Unite avevano fatto un accordo tra le parti belligeranti per trasportare in aereo del cibo per nutrire la popolazione, altrimenti sarebbero morti tutti. Fu un'azione in cui il ponte aereo da Ancona a Sarajevo con i grandi aerei C-130 da carico, che erano completamente carichi di farina, di olio di semi, di zucchero, insomma di quello che serviva per nutrire la popolazione, che permetteva a 5, 6, 7 persone per volta di sedersi all'interno di questi bestioni che erano i C-130, quelli dello scandalo Lockheed, vi ricordate, gli stessi aerei sì, militari, di entrare in Sarajevo. E Sarajevo aveva anche un'altra caratteristica, i suoi giorni di grande gloria più recente, che la gente si ricordava ancora, erano stati nell'inverno dell'84, quando aveva ospitato le Olimpiadi invernali. Perché? Perché Sarajevo si trova in una conca, ma circondata da alte montagne. Se siete stati a Cortina o a Madonna di Campiglio, è abbastanza simile, no? Con le montagne tutto intorno, sei già in alto, però sei in una valle e c'hai tutti gli impianti da sci. Ecco, Sarajevo era un po' così. E quindi però immaginatevi com'erano gli inverni. Senza acqua, senza luce, senza gas, con temperature spesso 25 gradi sotto zero che duravano anche per 2-3 settimane queste temperature. Di giorno non arrivava mai sopra lo zero durante l'inverno, senza acqua, senza luce, senza gas. Lo continuo a ripetere perché noi lo sentivamo sulla nostra pelle. Inoltre, dopo le prime settimane di guerra ormai pochissimi edifici avevano ancora vetri alle finestre, perché anche se la casa non veniva colpita dai bombardamenti, bastava che cadesse la bomba per la strada e saltavano tutti i vetri di quella via. Quindi l'unica cosa che c'era sui vetri erano, quando arrivavano insieme a quegli aerei con farina e zucchero, arrivavano a volte dei teli di plastica. Teli di plastica hanno scritto NHCR e si mettevano sulla finestra invece del vetro. Non c'era problemi del coprifuoco, cioè del buio la sera, perché tanto la luce non c'era e quindi non c'erano questi problemi. Era una giornata tipo quando eravamo lì, specialmente quando c'era anche Albino, che non veniva molto spesso, ma quando veniva lui, noi avevamo un carissimo amico
un francescano, adesso è morto, sopravvissuto alla guerra a Sarajevo e poi è morto in un incidente stradale a Zagabria, ma lui era per noi una fonte di informazioni, ma anche di per cercare di capire, perché era un uomo straordinario. E allora Padre Liubo, per andare a parlare con Padre Liubo, l'unico momento era la mattina tra le 7:15 e le 7:45, perché lui, dopo aver detto le lodi e prima della messa, insomma, lo beccavamo nel suo studio, e per andare da lui dovevamo alzarci naturalmente molto prima, era buio pesto alle 7:15, ma era ancora buio alle 8 lì a Sarajevo la mattina d'inverno, come era già buio alle 3:30 del pomeriggio, immaginate, d'inverno con tutto il mondo. Insomma, ci si alzava freddo, dopo aver dormito sotto vari coltroni e sacchi a pelo, perché era freddo. E si scendeva da dove abitavamo noi per andare da Padre Liubo, bisognava scendere giù verso il fondo della città, una città fatta a V lungo un fiume, no? Con tutte queste montagne che salgono su, e poi si risaliva un po' dall'altra parte, si arrivava da Padre Liubo alle 7:15 e lui ci offriva la grappa, perché a quelle temperature ci voleva la grappa, ecco, non il caffè o un cinema, 7:15 di mattina si cominciava con la grappa. Però ci raccontava queste cose. E poi dopo, al ritorno, Padre Liubo era quello che forse ci ha fatto capire meglio di tutti quello che stava succedendo, e forse anche qualche pista di uscita. Lui, per esempio, era uno, se tu hai ricevuto, cosa hai ricevuto te dal Vaticano, ti hanno rimproverato la scarsa correttezza. Abusi liturgici, ecco. Padre Liubo l'avrebbero fatto fuori in un sorboccone, perché lui alla sua messa la mattina venivano tutti i musulmani della zona, perché di cattolici in quella zona ce n'erano 4 o 5, e poi la maggior parte dei cattolici che erano croati erano riusciti a scappare dalla città, erano persone che avevano parenti in Croazia, quindi in qualche modo erano riusciti a scappare. Ma venivano tutti i musulmani di quella zona, nella vecchia Sarajevo, alla sua messa la mattina, ed era il momento in cui stavano tutti insieme, e lui dava la comunione a tutti, perché per loro era così importante in quella situazione sentirsi in una comunità, nella comunità del vicinato, così, e quindi Padre Liubo dava la comunione a tutti, e lo facevano proprio come loro resistenza comunitaria contro la guerra, insomma, era una brava persona. Dopo bisognava passare a prendere il pane, perché c'era del pane razionato che veniva fatto con la farina che arrivava dall'ONU, e poi noi avevamo un ufficio. E la nostra attività principale lì, oltre a cercare di capire, cercare di far pace, cercare di costruire reti con l'altra parte, i civili che stavano dall'altra parte, era un servizio postale, perché gli abitanti di Sarajevo erano, come ho detto prima, in una prigione, ma in una prigione all'aperto, completamente tagliati fuori dal mondo. Quasi tutti avevano qualcuno, un membro della famiglia, o che era riuscito a scappare, o che pure si trovava all'estero prima della guerra, o qualcosa del genere, e finché noi non abbiamo iniziato, quasi per caso, in modo fortuito, questo servizio postale, non avevano più contatti, nessuno sapeva più chi dei loro parenti era vivo, cosa. E noi trasportavamo le lettere, poi è nato un po' per così, in modo casuale, questo servizio postale. Nel corso di 2 anni abbiamo trasportato più di 800.000 lettere, arrivavano tutte da tutto il mondo, arrivavano a Padova. A Padova c'era tutta una serie di volontari che dovevano aprire tutte le buste, perché sulla busta esterna c'era l'indirizzo di Padova, dentro c'era la busta per la persona che stava dentro Sarajevo, ma noi bisognava aprire anche quella, perché se c'erano per caso dei soldi dentro dovevano essere fatti sparire, poi noi li mettevamo da altre parti, io li mettevo tante, da qua dappertutto, ma perché per l'ONU, per il regolamento dell'ONU, noi non potevamo trasportare soldi sugli aerei, perché sennò
potevamo essere accusati di fare il mercato nero o cose di questo genere. Quindi insomma andavamo nell'ufficio dove ci occupavamo della distribuzione della posta, e in quelle lettere, siccome come vi ho detto le dovevamo tutte aprire, le dovevamo tutte assicurarci che non ci fossero anche cose pericolose che potevano esserci, c'erano le cose più belle del mondo. C'erano, la mia preferita era un foglio con l'impronta dei due piedini di un neonato, per la nonna, questo è il tuo nipotino che è appena nato. Oppure in un'altra c'era il dentino di un bambino, adesso il primo dentino. In una c'era un po' di rossetto spalmato in mezzo a carta stagnola, a due strati di carta stagnola, un po' di rossetto, ed era chiaramente qualcuna, una giovane donna di Sarajevo che in una lettera aveva scritto la cosa che mi manca di più, qui è il rossetto. E queste sono le cose che ti fanno capire, che nella guerra, in un certo senso, quelli che muoiono non sono quelli a cui dobbiamo pensare per primo, sono quelli che continuano a vivere. E, è brutto dirlo, sì, certo, quelli che muoiono sono il disastro della guerra, ma quelli che sono obbligati a viverci e quelli che nonostante tutto cercano di continuare a vivere. Questa del trucco è stata una costante. Tutte le giovani amiche che ho fatto a Sarajevo, quando io viaggiavo avanti e indietro, perché andavo spesso avanti e indietro per portare la posta anche, mi chiedevano sempre di portare il trucco. Il trucco per loro era una cosa più... Poi erano tutti dimagriti moltissimo, perché da mangiare c'era proprio la minima indispensabile. Ed erano tutte, io le prendevo in giro, dicevo, perché erano tutte bellissime le ragazze di Sarajevo durante la guerra, perché sono già molto alte, ma erano tutte come modelle, magrissime, bellissime, no? E io le prendevo in giro e dicevo, dopo vi lamenterete quando finirà la guerra e dovrete fare le diete, no? C'era anche questo spirito qui, c'era questa grande ironia per sopravvivere alla propria situazione. Mi rendo conto che non ho più raccontato la giornata, le altre cose che facevamo durante la giornata, beh, principalmente questo della posta. E poi c'era un gruppo che avevamo costituito con giovani ragazzi del luogo che si davano da fare per portare l'acqua nelle zone della periferia di Sarajevo. Gli edifici erano edifici costruiti negli anni 70, negli anni 80, anche di 15 piani, edifici come in qualsiasi periferia di una città moderna europea. E vi immaginate 15 piani senza ascensori e senza acqua e dover portare su l'acqua, andarla a prendere da questi tubi di gomma che c'erano un po' in giro per la città, che la Fondazione Soros aveva trovato l'accordo con i serbi per portargli un po' d'acqua alla gente, ma si portava l'acqua ogni 10 strade, c'era un tubo di gomma, se ne usava pochissima. Per lavarsi facevamo la litania, si diceva, no? Perché per lavarsi la mattina usavamo solo, noi ci razionavamo un litro d'acqua a testa la mattina. E allora, prima ti lavi i denti e metti da parte quella che hai usato per i denti, poi ti lavi la faccia, con quella che ti sei lavato la faccia ti fai i denti, ti lavi sotto le ascelle, ti lavi i piedi, noi ragazze ci lavavamo forse di più, e poi dopo vai in bagno e poi non ti sciacquo, insomma c'era tutta questa, con un litro d'acqua ci si lava benissimo. Era fredda. Se dalle tre e mezzo faceva buio? Ma verso più tardi, alle 5:30, 6 eri in casa. Dopo le 5 non c'era già più nessuno per le strade, i percorsi delle strade erano naturalmente molto tortuosi perché bisognava evitare i cecchini che sparavano dalle alture dalla parte
di quella che noi a quell'epoca chiamavamo Sarajevo serba, perché era un pezzo della città. La città era stretta d'assedio, però c'era un pezzo della città, circa un 20-25% della superficie della città, che era proprio conquistata. E quindi il confine lì, il fronte della guerra lì, attraversava proprio la città, mentre invece dall'altra parte era più sulle montagne. E da lì avevano delle postazioni da dove potevano sparare su chi camminava in modo libero per le strade. E quindi c'erano dei percorsi che erano anche molto ingegnosi, c'erano in alcuni punti dove per forza sarebbe stato necessario attraversare un punto aperto. Erano stati per esempio scavati delle gallerie che andavano, si entrava in una casa, si entrava nella cantina e dalla galleria si sbucava nella cantina della casa dall'altra parte di questo spazio vuoto. Oppure in altre zone l'ONU aveva messo dei container, oppure due o tre piani di container messi uno sopra l'altro, si camminava dietro. Oppure in altre zone più periferiche i sarajevesi stessi avevano fatto questa specie di paratie, noi le chiamavamo, non so quale sarebbe la parola giusta, fatto in modo artigianale con vecchie macchine, tanto le macchine non servivano più a niente, la benzina non c'era, quindi prendevano le macchine e con la gru le mettevano una sopra l'altra schiacciandole, ma perlomeno dietro si passava non visti. E quello ti riparava dai cecchini, i cecchini sparavano se vedevano, se non ti vedevano non sparavano. Potevano però sparare le granate, sono gli obici che fanno un tragitto così, no? Quando si sparano vanno verso l'alto e poi ricascano giù e quindi attraversano anche, vanno anche al di là delle case, vanno anche al di là delle paratie, e quelli sono le armi che hanno creato i massacri di Sarajevo, il massacro del pane, della coda del pane, quando uno di questi obici ha colpito la coda della gente che aspettava il pane la mattina, oppure i due massacri del mercato, e così via. Naturalmente dopo io che potevo, negoziando eccetera, dopo settimane di negoziati, io sono andata anche dall'altra parte, nella città cosiddetta Sarajevo serba, e anche dentro Sarajevo serba non si camminava liberamente, quello dei cecchini c'erano nei due sensi, e dentro Sarajevo serba non c'erano tutte le accortezze che l'ONU aveva creato in Sarajevo centro. E lì in una strada, mi ricordo, avevano cucito insieme un sacco di coperte, sapete le coperte marroni scure, quelle con la balza bianca, come ci abbiamo anche noi in Italia, come c'era una volta le ferrovie, ecco, quelle lì cucite tutte insieme e poi stese come un panno ad asciugare da una casa all'altra su un grande filo di ferro. E naturalmente non ti proteggeva per niente camminare lì dietro. Però il cecchino di là non ti vedeva e quindi tu rischiavi, camminavi dietro la coperta marrone per attraversare la strada. E quando tornai indietro e dissi ai miei amici di Sarajevo Centro, guardate che anche di là la gente non può attraversare le strade per paura dei cecchini, loro non mi vollero credere, i miei amici non mi vollero credere, mi dissero ma no, ma non è vero, noi non spariamo mica, sono loro che sparano contro di noi. E questo è un elemento molto importante della mia educazione alla pace e sulla guerra soprattutto. E ai serbi, alle persone che incontravo di là, raccontavo com'era la vita dentro Sarajevo Centro e anche loro non mi credevano. Non mi credevano che non ci fosse da mangiare, non mi credevano che non ci fosse acqua, luce e gas. Mi dicevano, ma non è vero, quelli stanno lì dentro, loro sono, hanno l'amicizia di tutto il mondo vuol bene a loro, figurati se non stanno bene, se non sono ricchi. Quindi vedete che la verità, come dice l'adagio, è senz'altro la prima verità, la prima vittima della guerra. Ma a chiunque sparavano, ai civili, quindi magari non li vedevano nemmeno da lontano. Vedevano chi era.
quando una volta è stato chiesto uno che ha mirato a un bambino, che ha ucciso un bambino, come Cicchi, no? Questa è una storia che ho letto in un articolo, io non è una mia storia personale, però la trovo purtroppo credibile. Chiesero questo cecchino perché ha ammazzato quel bambino e lui ha detto perché aveva 6 anni, tra 15 sarebbe stato un adulto, un nemico, allora l'ho fatto fuori adesso. Ora come si va avanti? Questa è più brutta. C'era un odio che provava. No. Soffitto sotto la cenere, no, questo... per arrivare a questo è qualcosa di atavico fra le due parti. Su questo io non credo, questa non è la mia esperienza invece. Sono stati, sì, che c'è stato l'odio è vero, allora noi tendiamo, noi pacifisti, a guardare la guerra e dire... quali sono gli interessi internazionali, la geopolitica, eccetera. Ma in Bosnia questo, come tu hai ben notato, non ti spiega niente, perché in Bosnia la gente si è ammazzata, tra vicini di casa. Nelle campagne la gente si è trucidata tra vicini di casa. E allora com'è possibile tutto questo? Allora io questa storia dell'odio atavico non ci credo minimamente. Perché ho ascoltato molti racconti delle persone su come si è preparata la guerra. Si è preparato con un'azione di propaganda straordinaria, che è andata avanti per molti mesi, per molti anni probabilmente da quando è cominciata, ma negli ultimi mesi è diventata feroce, per far credere alle persone più semplici, per esempio nelle campagne, è stato facile, per far credere gli altri vogliono ammazzare te. Se tu non fai per primo rimarrai tu la vittima. E costruire, indottrinare, fare il lavaggio del cervello in questa direzione, con il passato storico che c'è stato, eccetera, purtroppo non è stato molto difficile. E allora questo mi fa pensare che forse anche nei secoli precedenti, quando ci sono state questo tipo di violenze fratricide, anche lì sono state le spinte sempre, la propaganda che ci spieghi abbastanza bene perché la Jugoslavia di Tito non ha ottenuto il risultato che avrebbe dovuto ottenere. Perché alla fine della guerra, della seconda guerra mondiale, Tito scelse, commettendo un errore, credo, secondo me, gravissimo, ma lui lo scelse a fin di bene, ne sono certa, di ignorare la seconda guerra mondiale, di dire basta, c'è stata, abbiamo tutti sofferto, basta, allora d'oggi in poi noi siamo un nuovo paese, un paese di popoli fratelli che vivono insieme. E di quelle cose lì non si parla. Allora, nessuno ha fatto verità. È rimasto a covare sotto le ceneri tutto il rancore che poi è facile trasformare in voglia di vendetta. Jasenovac è l'esempio. Jasenovac fu un luogo di un massacro terribile nel 1941, quando i croati ammazzarono, sterminarono tutta una popolazione serba in Croazia che viveva in quella zona e di questo non venne scritto niente nei testi ufficiali della Jugoslavia. A scuola non se ne parlava, nessuno sapeva. Allora naturalmente non era secoli prima, quindi la notizia c'era. Per i croati dicevano sono stati uccisi 70.000 serbi che erano criminali, spie, bla bla bla. Per i serbi sono stati sterminati 1.200.000 civili serbi, donne e bambini. Quindi ciascuna parte ingigantiva, probabilmente furono 700.000 morti, probabilmente lo dicono adesso. Ciascuna parte ingigantiva, niente di questo veniva messo in comune, tutto era proibito parlarne.
E quindi chi ha voluto? Era tutto, come dire, spazzato sotto il tappeto, dove continuava a marcire questa storia maledetta. Era solo una, Jasenovac è solo un esempio. E chi ha voluto dopo ritirare su il tappeto e guardare tutto quel marciume e spalare ancora merda su quel marciume e far bollire ancora di più, ha avuto facile gioco. Andrea, ti faccio un domandone a cui tengo molto. E è lo stesso che ti ho anticipato via mail, che spero tu ti sia preparato. Ci sono tante sfaccettature di tue, come di ogni persona, ovviamente amante del cinema, insegnante, ovviamente prete, parroco, come si chiama, prete o parroco? Tutte e due, uguale. Un prete fa il parroco, non tutti i parroci sono prete. Tutti i parroci sono prete, Non tutti i parroci sono preti, e non tutti i medici sono parroci, io sono lo sono tutti. Senti, quali sono i tuoi... Aspetta. Scusate, io studiate anche diritto canonico, ma non me lo ricordo. Uno è parroco e non può essere prete. No, diciamo che il discorso è questo, cioè un parroco può essere un prete diocesano come me, per secolare, o anche un religioso come altro. In questo senso. Te sei un prete. Però sei un prete. Visto la parentesi, tutti e due siamo ministri ordinari. Sì, certo. Però lui lo è appunto come religioso, io lo sono come clero secolare. Però adesso, credo anche fortunatamente, insomma, anche se è più per necessità che non per virtù purtroppo, si danno anche il caso di famiglie o donne, fanno i parroci, chiaramente non c'è una gara del Dio, tutto il resto è umano, insomma, quindi una buona cosa. Anche un frate? Sì, che non può celebrare messa, la può fare il parroco. Qualcuna per qualunque persona di domandone. Di tutte queste cose, prete, parroco, eccetera, 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 volevo sapere quali sono i tuoi, ho difficoltà nel trovare la parola, però chiamiamoli riferimenti. Se non maestri, a me non piace molto questa parola. Però è un gusto, come accennavo oggi, per me assolutamente personale. Quali sono i tuoi riferimenti in ambiente anche della non violenza, della pace, eccetera, ma anche se si vuole o si volesse allargare il discorso, se tu lo vuoi allargare, in senso filosofico, di vita, da cosa derivano queste sfaccettature di Pigalli, il carattere? A parte Gesù Cristo. Sì, l'ho scritto tra parentesi, l'ho scritto ovviamente, cioè citerai, eccetera, mi sembra giusto, però guarda anche di ampliare il discorso eventualmente. Allora, lo sto focalizzando, diciamo, lentamente, ma mi sembra di aggiungere ogni volta un elemento nuovo. Allora, come riferimento mi sto rendendo conto che ci sono tutti coloro che insegnano la grande dimensione della reciprocità. Cioè il fatto che in tutti i rapporti interpersonali si impara e si insegna allo stesso tempo. Quindi l'idea che gli altri sono fondamentali per essere se stessi. No? Quindi, qualcuno ti arricchisce di molto con tutta una serie di cose belle, importanti che ti comunica, qualcuno ti insegna in negativo, cioè nel senso che qualcuno anche ti insegna come non essere, no? Cioè possibilmente, no? Con tutta l'umiltà del caso, insomma, l'idea di fondo è che comunque tutta la realtà ti può comunicare questa legge fondamentale dell'esistenza, perché capite, se uno entra in questa dimensione smette appunto di considerare gli altri come un pericolo, un intralcio, una dimensione accessoria della tua vita, ti costringe a focalizzare la presenza degli altri. E in particolare, per quanto riguarda il mio ambito, io sono molto affezionato a tutti quelli che per esempio mi hanno insegnato che non si può fare nessuna teoria su Dio che non passi per gli esseri umani. Quindi bisogna imparare a amare Dio attraverso gli esseri umani e amare gli esseri umani tenendo conto che sono appunto l'espressione di qualcosa di più alto, perché ci vede. Allora, a questo punto di vista, l'elenco, capite, sarebbe tra l'altro
incredibilmente lungo, qualche male, insomma, no? Cioè, nel senso, ora il riferimento più immediato che mi viene è per esempio Lorenzo Milani, qua nel testamento finale scrive, no? Ai suoi ragazzi è voluto più bene a voi che a Dio, ma spero che lui metterà questo sul suo conto, a mio vantaggio, no? Insomma, cioè, l'idea è tutto sommato che appunto non ha senso predicare delle grandi idee, no? Neanche l'idea di Dio ha poi molto significato, se non si traduce in questa capacità di ascoltare e accogliere e di imparare da tutti, riuscendo nel contempo anche a insegnare a tutti. Secondo me questa dimensione è molto bella, per cui uno acquisisce il senso del proprio valore, della propria importanza, il senso anche della propria esistenza. Poi io devo moltissimo a un uomo in particolare, a cui probabilmente devo anche buona parte della mia fede, se non di certo anche una certa capacità di resistenza all'interno della struttura ecclesiale, Ernesto Balducci. Io poi ho continuato sul suo solco perché insomma io adesso in questo momento lavoro alla rivista sua, che lui ha fondato, esatto. Quindi insomma c'è stato anche proprio un entrare in questa dinamica. Io mi ricordo molto bene di quando andavo alla Badia ad ascoltarlo, insomma, è stato un riferimento molto importante. Però nel contempo, insomma, credo che quelle dimensioni su cui ci siamo un po' formati tutti vadano tutto sommato ripensate, recuperate, riproposte. Per esempio, io ripensavo a quanto noi dobbiamo a una certa cultura anche statunitense, da Martin Luther King, però io ci voglio mettere dentro anche Malcolm X, cioè nel senso tutti coloro che ci hanno insegnato anche quella che Balducci chiamava la lunga marcia dei diritti umani, no? Cioè come siamo cresciuti nell'idea appunto che gli esseri umani sono importanti e che bisogna pensare sempre e comunque il proprio benessere all'insegna del rispetto dei diritti degli altri. Io poi ho un'idea, insomma, di fondo che mi sorregge da diverso tempo ed è un'idea tipicamente post-romantica, quindi scusate, non ci posso fare niente. Ed è l'idea che bisogna comunque porsi la questione se è possibile essere liberi e felici, va bene, quando molti altri non lo sono. Allora, ripartire dall'idea che la propria libertà e la propria felicità passano per la libertà e la felicità degli altri. E questo, se volete, semina inquietudine, però è un'inquietudine che fa crescere, perché appunto ti toglie anche da questa dimensione per cui sempre più nella società contemporanea ti viene chiesto di rimanere nel tuo ambito, garantirti la vita attraverso i rapporti che conosci, gli ambienti che frequenti, come se ognuno di noi appunto si costruisse intorno a un guscio in cui tutto sommato impara a fidare su qualcuno e a diffidare tutti gli altri. Il giardinetto da delimitare. Esatto. Quindi questa sicuramente è una logica da sconfiggere. Ora se tu vuoi te la dica, non te la dica in termini guevaristi, dimmela come ti pare. Chi ha riconosciuto la citazione guevarista, insomma, va bene. O di Gaber. O di Gaber, magari. Sì, ovviamente, ti volevo salvare, se ti vuoi far scomunicare. Cioè, io mi sto rendendo conto che i pilastri della saggezza passano, se volete, forse in maniera banale, ma non credo più di tanto, dal chiedere scusa e ringraziare. Sono due grandi capacità che gli esseri umani devono avere per avere un minimo di buon senso. Perché chiedere scusa significa rendersi conto che noi siamo capaci di fare degli errori. E questo ci consente di capire un'altra cosa molto importante: la divisione fra bene e male non corre mai al di fuori degli esseri umani, ma soprattutto dentro gli esseri umani, ogni essere umano. Questo è un altro del percorso che mi consente di non oggettivizzare l'altro, perché mi impedisce per esempio di dire l'altro è totalmente cattivo, io sono buono e l'altro è cattivo, no? Cioè, nel senso, lo sforzo è anche di cogliere questa dinamica. C'è soltanto una ragione sacrosanta che si impone questa dinamica, ed è la realtà delle vittime. Sono delle persone che sono state vittime in tutto e per tutto senza avere nessun tipo di responsabilità. Però questa constatazione deve ancora di più far riflettere sull'idea se può essere i carnefici della situazione. Quindi bisogna entrare in questa dinamica fino in fondo. Quindi l'assunzione del male, cioè la comprensione del male, e anche se volete il concepire la morte, la vita, anche come questa opposizione al male.
Nella testa perduta di Damasceno Monteiro c'è un passaggio molto bello, libro di Tabucchi, no? È un passaggio molto bello, non so se qualcuno l'ha letto. A un certo punto c'è questo inizio, no? della ringa finale di uno dei protagonisti, un avvocato, il quale deve intervenire in un processo per la violazione dei diritti umani. Un uomo è stato appunto ucciso brutalmente dalla polizia, decapitato in modo che non si perdesse le tracce dell'identità, e lui riescono allora a portare in giudizio questo, no? E lui comincia la riga dicendo, dice, vi rivolgo una domanda che rivolgo innanzitutto a me stesso: che cosa significa essere contro la morte? Ecco, io sinceramente questa domanda l'ho assunta e l'ho fatta mia, insomma. Il problema dell'esistenza è anche quello di porsi il problema della morte, la morte in senso generale, e porsi la questione della morte altrui significa anche porsi la questione della morte personale, cioè la capacità di affrontare la morte degli altri, la morte in senso assoluto, diventa anche la capacità con cui si prende coscienza della propria realtà di morte. Poi, signori, ognuno dà le risposte che può dare, no? Chiaro, un credente darà un certo livello di risposta, un non credente ne darà un'altra, però il problema dell'opposizione alla morte resta fondamentale. E poi, insomma, anche la dimensione nel senso di risposta. Sì, no, ma anche proprio l'opera, cioè nel senso che la morte è una dimensione negativa che, se raggiunge gli esseri umani, deve raggiungere soltanto nel momento in cui si sono esaurite le potenzialità di vita. Questo, no? Allora, detto su una formula che magari potrà sembrare banale, sarebbe bello che tutti morissero ultra novantenni dopo aver esaurito la maggior parte delle potenzialità che uno può esprimere nella vita. Quindi è profondamente ingiusto che si muoia giovani, che si muoia senza aver compiuto certi percorsi esistenziali, senza aver capito delle cose, senza averne fatte altre. Per quelli che hanno dei figli è ingiusto morire senza aver visto i propri nipoti. Cioè, nel senso, l'umano porta in sé questa completezza di vita che chiede di essere tutelata a tutti i livelli, che chiede di essere espressa. Balducci parlava della differenza tra l'uomo etico e l'uomo inedito: l'umano che riesce a esprimere totalmente se stesso e l'umano invece che rimane purtroppo non espresso. Ecco, l'idea è che tutti possono essere in grado, tutti possono essere in grado di esprimere le loro potenzialità. In questo senso, insomma, no? Ci sono molte realtà che seminano morte in questo mondo. E allora si tratta di prendere coscienza che ci sono queste realtà e porsi contro queste realtà. Io credo che questo, tra l'altro, è il grande messaggio educativo che noi bisognerebbe lanciare, insomma, no? A tutti i livelli. Cioè, da un lato c'è una cultura di morte che passa per tante cose diverse, le mafie, le aggressività sociali, la mentalità dell'armarsi, il mito della crescita inarrestabile, il problema della compatibilità ambientale, insomma, non sto a fare un elenco, insomma, no? C'è tanta cultura di morte, l'individualismo, questo senso appunto di chiusura in se stessa, l'egoismo celebrato come strategia politica, insomma l'elenco potrebbe continuare da qui a domani. La morte come violenza. Però di fronte a tutto questo invece c'è l'affermazione della dimensione della vita. E rimanendo sul tema gandiano, visto che il tempo mi vuoi portare anche lì, ho capito, va bene, l'affermazione della dimensione della vita come verità fondamentale. Vi ricordo che non violenza è un termine che noi traduciamo male, un termine originario sanscrito, ahimsa, che vuol dire la forza della verità, ma non la verità da un punto di vista occidentale, cioè nel senso ciò che è il contrario della menzogna o la corrispondenza fra concetto e realtà, che è il concetto occidentale di verità. Il concetto orientale di verità invece è la conformità umana di una determinata cosa, cioè se quella cosa è conforme alla dimensione umana, che poi tra l'altro è il concetto evangelico, il concetto di beatitudine, no? Cioè, nel senso, questa cosa, no? Qualche cosa che è conforme alla dimensione umana, che consente di esprimere totalmente l'umano. Questo è quello che aveva in testa Gandhi, anche se il concetto di Aisa Gandhiana è molto complesso, molto articolato, anche molto bello, cioè tutto quello che fa crescere gli esseri umani, consente la loro felicità, la loro pienezza di vita, tutto ciò che io posso fare all'altro sull'ambito di questa comunicazione positiva, volendo esprimere il meglio della relazione, ecco, questo è probabilmente non violenza.
E allora si tratta di crescere su questa dinamica, significa volerla apprendere continuamente, vuol dire vivere la propria vita come crescita continua da questo punto di vista. E qui, secondo me, il problema della pace diventa anche il problema della felicità. Io ne parlo abbastanza spesso, un po' perché mi rendo conto che noi rischiamo veramente di proporre un concetto di pace che è appunto un po' la traduzione del termine non violenza, cioè qualche cosa al negativo, cioè allora c'è la guerra, bisogna reagire con la dimensione della pace. Ma guardate, la pace precede la guerra e tutto sommato c'è una potenzialità umana di pace che nonostante tutto la violenza non riesce a stroncare. La pace è soprattutto proposta dell'umano realizzato, riesce a trovare il senso di se stesso, il valore della comunicazione, la dimensione dell'accoglienza reciproca, tutto ciò che scaturisce da un rapporto risolto, da un rapporto in cui uno riesce a esprimere totalmente se stesso e si sente espresso. Pace quindi è qualcosa che ha molto a che vedere con la dimensione con cui uno è contento di esistere, è felice di esistere, per cui io sempre più, nella misura in cui è sempre più difficile parlarne, dico che il problema appunto della sconfitta della morte è anche l'affermazione della possibilità della felicità, nonostante tutto, in maniera lucida, in maniera anche realista, no? Ma per dire proprio che è possibile essere felici. Io una volta ho fatto un dibattito in quel di San Casciano e lì c'era un amico mio, fra l'altro non ricordo neanche come si chiama, perché un amico intimo. No, perché ormai cominciamo ad essere anche a me successo. Sì, un po' vecchiotto e poi siamo noi, grazie a Dio ce ne conosciamo tante di persone. E io facevo appunto questo discorso sulla felicità perché insomma ci tengo parecchio, anche perché appunto se non noi si rischia di diventare un po' grigi, no? Un po' moralisti, no? Questo concetto della pace, un po' austero, asceti, no? Invece insomma, cioè, la liberazione della fantasia umana, della creatività umana, la pace è tante cose, no? Cioè, proprio la bellezza dei colori, no? Non a caso, no? Ci siamo scelti questo tipo di simbolo qui, no? Cioè, nel senso, per dire anche proprio la diversità delle radiazioni di colore, però diventano un po' l'essenza della luce, quindi il calore, l'energia, la vitalità. Più Jacopo Fo che Razzi. Vabbè, e lui mi mandò un bigliettino molto bello. Non mi ha risposto. Lui, perché la risposta è scontata, mi ha mandato un bigliettino molto bello, questo amico, che non è Razzi, che diceva così: che cos'è la felicità? La felicità è la coscienza del proprio crescere. A me questa è una cosa bellissima, perché è un concetto, se ci pensate bene, anche molto, molto realista, perché allora ci sono anche una serie di difficoltà, di fatiche, per cui non puoi costringerti a essere felice quando ci sono tanti motivi appunto di difficoltà e di sofferenza, però ecco, ti senti capace di crescere nonostante tutto, a volte anche approfittando di ciò che di per sé non ha nessun senso, non ha nessun significato, non ha neanche purtroppo nessuna dimensione di comprensibilità o di razionalità, perché la violenza è anche questo, è il totalmente irrazionale, essendo il totalmente ingiusto e anche il totalmente irrazionale. Ma perché la morte è totalmente ingiusto e irrazionale da sconfiggere? Perché ognuno non è la visione molto cristiana per questo. Saverio, perché ognuno di noi, insomma, credo che voglia questo, cioè vivere in pienezza, vivere. Se non avete paura di questo termine, cioè vivere anche eternamente, cioè nel senso, la prospettiva della mia autocoscienza, nella misura in cui la morte incontra della coscienza, la morte, cioè non la morte fisica dunque. No, ma andiamo proprio su una dimensione molto concreta, insomma. Che cos'è che costituisce la nostra vita? No? Le persone che amiamo, no? Nessuno di noi vive per se stesso, no? La nostra vita è possibile grazie alla realtà degli altri. Allora, quando uno questa dimensione dell'amicizia, dell'amore, dell'affetto lo vive in maniera vera, vorrebbe che questa cosa non finisse mai. Qui io ci sento veramente il senso anche, no? Di eternità che ci portiamo dentro. Concetto del tutto laico, eh? No, non voglio che non pensiate che io vi adopri una categoria di ordine religioso.
Infatti io dico che la risurrezione non è un problema solo dei cristiani. La risurrezione è il problema del come uno concepisce se stesso oltre la realtà della morte biologica, della morte fisica. E allora da questo punto di vista qui, appunto, credo che bisogna anche comunque assecondarla, questa forza di vita. Comunque, se volete, alcune delle idee che ho cercato di esprimere nel peggior modo possibile, chiaramente, un altro delle persone a cui io sono visceralmente affezionato, a cui devo moltissimo, è il pastore protestante tedesco Dietrich Bonhoeffer, morto impiccato all'aprile 45, quindi la guerra praticamente finita, su ordine diretto di Hitler, aveva partecipato al complotto della Anaris, quindi è chiaro che Hitler non potesse essere molto benevolo nei suoi confronti. Lui ha questo libro bellissimo, che non è soltanto un caposaldo della cultura cristiana del Novecento, ma proprio come un caposaldo della cultura in quanto tale, che è Resistenza e Resa, che vi consiglio di leggere. È l'epistolario dal carcere. E siccome lui era un uomo enorme, pensate, morto a 39 anni, lui riesce a scrivere delle cose bellissime. Tra l'altro, se uno le integra con le lettere che scriveva alla fidanzata, però è una cosa splendida, insomma. E lui esprime proprio questo senso della resurrezione intesa proprio come provocazione di vita, e lo fa in mezzo a questo contesto, e lo fa fra l'altro in maniera molto lucida quando si rende conto che è destinato a morire. Cioè, un libro di una bellezza, cioè, sono lettere di una bellezza impressionante, non lo consiglio senz'altro di leggere. E da vedere? Da vedere un sacco di cose. C'è un film bellissimo che è in programmazione ora, vi consiglio di andare a vedere. Un po' pericoloso su alcuni passaggi, però indubbiamente, perché se io che non faccio veramente il critico cinematografico, se insomma di fatto ci lavoro, insomma, divido i film fra i film che poi ti continuano a lavorare dentro e quelli che poi ti dimentichi, no? Non è detto poi che anche i capolavori da un punto di vista di realizzazione tecnica siano film della categoria più significativa. Per cui ci sono dei film che sono anche bruttini e che però comunque insomma ti muovono qualche cosa dentro. Sono dei film belli da tutti i punti di vista. Into the Wild, questo film di Sean Penn, insomma, io sinceramente, la storia di questo ragazzo che molla tutto e comincia questo lungo viaggio, sempre un'America di mezzo, che siete dappertutto. In realtà lui racconta, non racconta soltanto la storia sua, non racconta soltanto la storia di questo ragazzo, storia vera, ma racconta proprio questo paese, questa realtà. Guardate, che è veramente un bel film. Fino a che lui tenta questa avventura, va in Alaska, no? E lì in qualche modo, non vi racconto il film, ma insomma, cioè, entra in una situazione veramente molto drammatica. È un film che mi ha lavorato molto, insomma, no? Io penso che la gente chiede di confrontarsi su questa dimensione della vita, e queste sono le domande essenziali. E non siamo andati fuori tema, perché è proprio la questione di fondo della pace. E capite allora come mai è così importante per noi questa parola? E perché noi, nonostante tutto, siamo ben felici di continuare a definirsi pacifisti. Perché ora c'è anche questa idea che bisogna vergognarsi di essere pacifista. Io sinceramente non mi vergogno neanche del termine, è tutt'altro, insomma. Beh, ok, operatori di pace, insomma, non violenti, tutto il discorso dei diritti umani. Qualcuno pensa di sostituire il termine con pace, con salvaguardia dei diritti umani, rispetto ai diritti umani. No, invece io la parola e anche l'aggettivo. Cioè, pacifista, colui che si pone il problema del come fare la pace, dice il nostro amico Massimo Toschi. Questo è un mondo molto precario da un certo angolo di visuale, perché in questo momento tutti possono fare la guerra, cioè è facilissimo scatenare conflitti. Anche i passaggi recenti ci fanno capire che insomma i grandi conflitti a volte nascono da tutta una concatenazione apparentemente banale di eventi. Per cui davvero la banalità del male, cioè, piccoli elementi che di per sé non sarebbero così pericolosi e così negativi, che però si sommano e fanno delle tragedie immani. Però, dice Massimo, se tutti possono fare la guerra, allora tutti possono invece fare la pace, cioè allora c'è una dimensione su cui tutti si può intervenire. Guardate, la società italiana,
chiede per esempio di essere pacificata. Ora non sto a tediarvi con tutto l'aspetto delle mafie che mi porterebbe molto lontano, cioè di come noi in realtà si vive delle situazioni di conflitto che non sono neanche di micro conflitto, di bassa intensità, sono veramente conflitti di media alta intensità e sono conflitti reali, violentissimi. Poi da quando abbiamo capito che la guerra si fa con i fattori economici, va bene, allora davvero, guardate, questo non è un mondo in pace, non è un paese in pace, nemmeno il nostro. Innanzitutto perché sapete benissimo le guerre le fa fuori, dà il contributo alle guerre che fa fuori. Ma c'è anche una guerra interna. Mettiamoci pure la corruzione politica, mettiamoci la violenza del come siamo costretti a vivere in certi ambienti, come noi stessi ci predisponiamo al conflitto, lo spirito di competizione economica, questa educazione all'indifferenza, l'anestetizzazione dei sentimenti, il degrado culturale, cioè questa ignoranza terrificante o di ritorno oppure strutturale. E non è il caso di dare la colpa soltanto alla scuola, ma non perché faccio l'insegnante, ma perché è vero, la scuola sta inanellando dei fallimenti seri, però non è soltanto il problema della scuola, è una società che ha smesso di educare. Perché se io vi chiedessi, va bene, qual è uno degli elementi fondamentali del vostro essere cittadini, e nel senso più bello, senza bisogno di metterci quell'aggettivo, cittadina, cioè membri della civitas, cioè dove vivono gli esseri umani, penso che mi direste un sacco di cose, voi siete personcine per bene, quindi probabilmente qualcuno darebbe anche la risposta che mi interessa, cioè noi siamo appunto coloro che entrano in un meccanismo di educazione reciproca. E se è vero nei confronti della generazione che arriva, è anche vero nei confronti di noi stessi. Cioè bisogna entrare in questa dimensione del volersi educare costantemente. Anche perché, signori, il problema della cultura è comunicazione, qui si ritorna sul Don Milani, però udite udite, è anche acquisizione della bellezza e quindi aumento della qualità di vita. Per cultura si intende questo, non tratta tanto i libri, la musica, i film, no? Sto parlando proprio della comunicazione. La base del gusto della poesia è la capacità di incontrare e di conoscere. La poesia non mi serve di per sé, va bene? La poesia mi serve perché mi consente di condividere dei sentimenti, mi consente di capirli, di intenderli. Guardate, questo degrado culturale a cui accennava la Lisa è anche per esempio il degrado della capacità di comunicare i sentimenti. Noi per esempio stiamo rallevando delle generazioni che sono anaffettive, guardate, avrei coraggio di ammetterlo, perché questi non hanno linguaggio di comunicazione, cioè le cose le sentono ma non riescono a esprimerle, o se riescono a esprimerle bisogna che lavorino con quelle 4 o 5, così parolacce, cazzate che girano ora. Visto che volantino da tutti ci si può incazzare, dopo si tende la faccia. Poi da quando ho saputo che Don Milano diceva le parolacce, tengo punto. Perché questo è il problema. Guardate, sembra la sciocchezza più grossa del mondo. I libri di Moncia sono una sequenza interminabile di cazzate. Però non ci hanno, bisogna ammettere che al momento attuale non riusciamo a fornire niente di meglio. A proposito di poesia e degrado culturale, ricordo quando Berlusconi al termine di un suo discorso, no, disse una cosa vera, rispecchiava bene, e disse tutto quello che pensava e poi alla fine concluse dicendo tutto il resto è poesia, ovviamente in senso negativo. Tutto il resto è poesia. Cosa gli serve? A noi interessa sapere cosa serve. Sì, cioè, questo che cos'è? Non funziona. Invece dovete sapere che poesia, tra l'altro, in greco, poeios, vuol dire proprio il fare quello vero. Perché vuol dire fare bellezza, creare. È lo stesso discorso della filosofia, che non è il rifugio dell'anima, ma è materia pregnante della vita attuale, dovrebbe essere. Sì, però anche lì, ora non voglio entrare troppo nel tempo, però io sono un grosso estimatore del pensiero laico, non lo dico sul serio, anzi vorrei che si articolasse sempre meglio e provasse un'identità sempre più determinata. Però quando il pensiero laico mi dice che
Nella filosofia la metafisica è un grande inganno e quindi bisogna superare la dimensione della metafisica. Credo che lì il mondo laico facciano dei suoi errori più clamorosi. Ma che non c'entra nulla con quello che stavo dicendo io. No, perché prendiamo perché pensavo fosse un'opposizione. No, prendiamo lo spunto perché volevo dire questo. No, non è un'opposizione. A me va bene, sono un'opposizione. Da questo punto di vista, io da ambientalista, quando sono ambientalista, io penso che uno dei problemi grossi che abbiamo è anche il fatto che non c'è più un collegamento con l'ambiente in cui viviamo. Cioè, completamente. Cioè, perché tutto quello che dicevi te, giustamente lo bisognerebbe anche ampliarlo al discorso del pianeta in cui viviamo, degli altri animali, dell'altra vita, che non c'è solo l'essere umano, c'è tutta la vita che ci circonda, con cui abbiamo completamente perso ogni tipo di rapporto. Grazie. E questo crea poi dentro di noi una scissione completa perché noi abbiamo un'esigenza che non rispettiamo assolutamente, anzi. Ce ne freghiamo completamente, assolutamente, perché crediamo che con la nostra intelligenza di poter andare sopra. Invece qui l'atto concreto, noi dobbiamo essere collegati al pianeta, dobbiamo essere collegati. Da quel punto di vista, proprio la bellezza, per esempio, tutte le esperienze che hanno delle scuole, degli asili, fatte nelle fattorie, fatte in natura, all'aperto, anche perché poi gli scienziati stessi hanno dimostrato che i ragazzi che stanno più all'aperto possibile sono quelli che apprendono meglio, proprio perché hanno questo rapporto maggiore, hanno un'apertura maggiore alla conoscenza, perché sono già più collegati, più abituati a conoscere, perché la natura è una cosa che tu puoi conoscere solo vivendoci, non puoi leggere un libro di un animale, tu puoi sapere tutto, quanto è peso, quanto pesa, cosa, ma se non lo vedi non sai cos'è l'animale, fondamentalmente, la storia di bambini. Ora come ora conosco meglio il leone, ma poi vedo un merlo, dico, che è questa cosa? È la radice di un sapere autentico, il termine sapere latino viene proprio da sapere ciò che ha sapore, no? E quindi è un modo di intendere l'altro. No, ma io da questo punto di vista qui, per esempio, in un modo credo che sia veramente post-cattolico a questo punto. Io sono di quelli che ha saltato il fosso. Allora, io amo, tra virgolette, gli esseri umani più di qualsiasi altra cosa. Però secondo me bisogna convertirsi in fretta dall'antropocentrismo al biocentrismo. A me questo, secondo una visione olistica, cioè nel senso è tutto collegato e bisogna sforzarsi il più possibile di ricostruire queste dimensioni armoniche. Però guardate, la vita al centro, guardate, non a caso io insisto molto su questo termine vita. Sapete, in ambito cattolico suona un pochino inquietante, però dimentichiamoci un attimo dei contesti, insomma, no? Per cui ormai sono dischi rotti, cioè nel senso questi continuano a ripetere le stesse cose, un giorno sì, un giorno sì, un giorno sì. Allora, visto il contesto è questo, cioè visto che abbiamo i bottoni slacciati, adesso vi leggerò, guardate, nel messaggio per la giornata mondiale della pace del 2007, Benedetto XVI nel messaggio, appunto, che è anche questo grosso capitolo annuale di teologia della pace, ha scritto che l'aborto è da paragonarsi alle guerre, ai genocidi, a tutte queste cose. Allora, io su questo ho delle posizioni abbastanza precise, anche tra virgolette abbastanza cattoliche, non del tutto, ma abbastanza. Però una cosa del genere non si può scrivere. Si può mettere sullo stesso piano una scelta personale pur con delle implicazioni collettive ben precise, questo d'accordo, va bene? La maternità non è soltanto un fatto privato, però non si può mettere sullo stesso piano però un fatto personale con un evento collettivo. Queste sono follie, capito? E ricordatevi, per quanti di voi qui sono cattolici, con la follia, questi sono errori che pagheremo carissimi. Sono errori che pagheremo carissimo. Allora, davvero, da questo punto di vista qui bisogna invece ricostruire poi secondo un'altra dimensione. L'essenza dell'esistenza umana è la relazione. Guardate, su questo bisogna insistere molto. Non è soltanto relazione fra gli esseri umani,
ma è anche in relazione appunto con tutto ciò che è vivente. Perché qui diventa evidente che noi non possiamo pensare per vivere noi, secondo come una certa dimensione anche fuorviante di qualità della vita, si possa far morire un ambiente, perché poi la morte dell'ambiente diventerà anche la nostra morte. Quindi noi stiamo costruendo stiamo costruendo delle bare confortevoli, ma sempre bare sono, insomma, ecco. Cioè, quindi ambiti ristretti in cui non ci sarà poi molta alternativa. No, però un po' attiva, però insomma vale confortevole, però rendeva bene l'idea. No, però per concludere, però anche il problema, questo lo dico proprio sempre da ambientalisti, spesso e volentieri gli ambientalisti poi fanno il loro opposto, di credere, di mettere al, come sul piedistallo l'ambiente, la natura, dimenticando l'uomo. Io sono convinto, l'uomo e l'ambiente sono, appunto, ho fatto una premessa per precisa, sì, sì, no, appunto, cioè, questo senza ombra di dubbio, no? Però è anche vero che purtroppo l'antropocentrismo occidentale è sempre più un antropocentrismo viziato da alcuni elementi, perché capite, qui sembra che l'essenza, vabbè, ora non sto tanto a fare discorsi, si sanno tutti, insomma, no? Cioè io parlavo del crescere, ma chiaramente non è la crescita esponenziale su modelli matematici del modello prevalente del consumo e della produzione. Anche io ho letto La Touche, Il mito della decrescita, presentato anche l'ultimo libro, insomma, in diversi contesti, insomma. Quindi diamo per acquisita questa idea, no? Che bisogna imparare a essere più che a fabbricare e crescere secondo dimensioni varie. Padre Malducci parlava di grandezze relative e diceva: noi spesso e volentieri sbeffeggiamo delle culture altre, perché la misura è soltanto lo sviluppo tecnologico, l'efficienza dei sistemi politici, la dimensione importante della possibilità di garantire i consumi, non soltanto il soddisfacimento ma anche la creazione dei bisogni, per cui le società più avanzate secondo noi sono quelle. In realtà, diceva Padre Balducci, un sacco di civiltà che fanno consumare meno, garantiscono meno un certo livello di consumi, però offrono una qualità di vita maggiore. E guardate, credo che questo sia una cosa da riflettere. Per esempio, ora si parlava del problema della ex Jugoslavia. Non so se avete letto niente sul concetto africano dell'Ubuntu, che poi è alla base del concetto del Sudafrica, no? Tribunale della verità e della riconciliazione. Sapete, a un certo punto Sudafrica ha chiuso questa storia dolorosissima in cui sono successe delle cose terrificanti, e anche lì a un certo punto è stato detto: bisogna andare oltre il nostro passato, perché il futuro è più importante del passato. Però lì hanno portato la gente in tribunale dicendo che benissimo, non vi condanniamo, cioè sospendiamo le condanne, però chi ha fatto del male lo riconosca. Contemporaneamente è successo in Argentina, l'amnistia in Argentina, no? Per cui l'amnistia argentina è stata veramente la cancellazione, il colpo di spugna. Facciamo finta che non sia successo niente, per cui te andavi a giro per Buenos Aires e trovavi quello che aveva massacrato in carcere, torturato in carcere 5 anni prima, senza che nessuno potesse appunto stabilire la distanza fra te vittima e lui carnefice. Ricordate, questo è importante, eh? Cioè l'unica cosa che tutela le vittime è la verità di quello che è accaduto. Mentre invece in Sudafrica si è scelta una via diversa, proprio all'insegna di questo termine, che è la benevolenza, l'ubuntu, che io accordo all'altro attraverso la legge perché tu possa cambiare, rendendoti conto di quello che hai fatto. È un concetto altissimo dal punto di vista filosofico. Allora, altro che cultura inferiore, va bene? Siamo di fronte a qualcosa di diverso. L'ultima cosa a livello di Sudafrica, che poi mi consente di parlare sempre dei soliti, ma insomma, comunque, perché sono così anche loro. Una volta ho fatto un dibattito sull'AIDS e interveniva Tiziana Maiolo, lo ricordate? Sì, Tiziana, sì, Maiolo. Sì. Tiziana Maiolo fa sempre l'assessore alla salute alla provincia di Milano. Sì. No, la provincia no, perché la provincia non è più del centro-destra, comunque insomma è sempre assessore lì. E questa via ha avuto la faccia tosta, ma veramente la faccia tosta, perché veramente io questa via ho un problema veramente di faccia tosta, ma faccia tosta perché nessuno si arrabbia fondamentalmente, di dire che insomma, sapete, in Sudafrica ci sono questi progetti di
fornitura dei farmaci, no? Tutti i retrovirali, l'AIDS e tutto il resto, però questi resistono dicendo che questa è medicina occidentale, quindi, no? Insomma, lo dicevo alla sfumatura, ma per dire, insomma, questi sono tutti selvaggi, poverini, bisogna compatirli, quindi se muoiono andare, insomma, a farci loro, perché tanto se ne frega. Che c'è una tradizione sanitaria di base lavorata lì, quindi a partire dai principi attivi che trovano natura lì, che c'ha tutta una serie di realtà, che non è solo stregoneria, bene? Questo noi si è per scontato, non è vista in realtà, cioè abbiamo solo il concetto della medicina occidentale. Questo vi dimostra quanto siamo ignoranti. Questa è il pessimo gusto di fare un'affermazione del genere. Sì, poi ci farmaci su del mondo, insomma, c'è. E poi, insomma, lì chiaramente si scopre altra patata con lei. Si provò un pochino a sbranarla, ma tanto lei parlava al telefonino mentre si parlava anche noi. Cioè, non è che, qualcuno non ascolta proprio. Lisa, si fa tardi? No, no. Fino a mezzanotte. No, io no, vai, a mezzanotte mi portano via la macchina. Mezzanotte tu vuoi la mia macchina. Però il tempo, il tempo, l'interesse per sapere qualche riferimento tuo, invece sono convinto che ce l'abbiamo. Di personaggi, di idee, di storici, di filosofi, di religiosi o laici, di familiari. È difficile. Perché prima ho ascoltato lui. Pensavo di fosse preparato. No. Non mi sono preparata. Volevo ripartire un attimo dalla Commissione Verità e Riconciliazione a cui ho cominciato ad accennare Andrea, perché in effetti è una delle cose che più è un'ispirazione, devo dire, per cercare di affrontare i problemi della pace e della guerra, sia in termini di analisi che in termini di tentativo di trovare soluzioni, piste di soluzioni. E la cosa essenziale della Commissione Verità e Riconciliazione, appunto, era che erano sì dei tribunali dove c'erano coloro che avevano subito e venivano chiamati coloro che avevano perpetrato. Quindi c'era una restituzione di dignità, di danni, come si userebbe, no? Se fosse una questione di un tribunale normale, alla vittima, ma solo a condizione che il perpetratore ammettesse la sua colpa e chiedesse perdono. Questa era la condizione. E in quel caso lì veniva perdonato, e questo era il primo passo verso una riconciliazione, perché la vittima aveva riacquistato la sua dignità, avendo avuto la notizia davanti a tutto e avendo concesso il perdono. Questo mi faceva venire in mente, credo sia stato Tagore che diceva: Signore, dammi la forza quando sbaglio di chiedere perdono, ma dammi la saggezza di concedere il perdono a chi chiede il mio, insomma. Quindi, perché credo che sono tutte e due elementi difficili e devono entrare insieme. Il grazie e lo scusa, non è sì, in fondo sì, è questo. E credo che sì, se la nostra Jugoslavia avesse avuto un percorso di questo genere dopo la Seconda Guerra Mondiale, credo che il suo futuro sarebbe stato molto diverso, perché non avrebbe avuto gli anni 90, credo che sarebbe stato su un'altra cosa. Quindi questo è non è un autore, anche se sono due gli autori del leader, questo è il principale, io credo che sia Desmond Tutu. Desmond Tutu che ha pianificato un po' tutta la commissione. E Nelson Mandela che gli ha dato la totale legittimità politica e che ha convinto la popolazione anche, perché non credo che sia stata una cosa così facilmente accettabile da parte di tutta la popolazione dopo l'oppressione che avevano subito in Sudafrica, questa idea che per andare avanti si dovesse perdonare e riconciliarsi.
immaginate dopo quello che c'era stato. E credo sia stata questa coppia di uomini, Desmond Tutu e Nelson Mandela insieme, che sono riusciti, uno con la grande carisma e il rispetto di cui godeva e l'altro con più il ragionamento concreto sulle cose. Quindi questi sono i miei amici, tutti e due uomini. E l'altro, naturalmente, ora io non sono un'esperta, forse neanche come Andrea, su Gandhi, però ci sono quelle cose che ho letto, quelle cose che cerco di adattare un po' alle riflessioni che faccio sulla guerra e sulla pace, che mi sembrano sempre attuali, qualsiasi situazione in cui mi trovi, mi riescono un po' a guidare, quando ascolto per bene. Ma per esempio il concetto che pace, vabbè, ormai ce l'hanno anche sulle magliette, ma pace non è assenza di guerra, cioè non possiamo dire che la pace è semplicemente quando non si spara, quando non si uccide. La pace è un concetto assolutamente positivo, la pace è quella situazione in cui non c'è oppressione. La situazione in cui non c'è la vittoria dell'ingiustizia, ma c'è la lotta per la giustizia. Pace è una situazione di armonia, io credo questo senz'altro, di armonia nel pianeta, nell'ambiente in cui viviamo, con tutte le forme di vita. Prima quando facevi tu, a me viene in mente Vandana Shiva su questo credo che abbia tanto da trasmettere alla nostra cultura occidentale, che ce l'aveva, ma che nei decenni, anche recenti, devo dire, a partire forse dalla rivoluzione industriale, ma insomma abbiamo cominciato a dimenticarci, ma ancora se vai nelle campagne toscane trovi ancora il rapporto proprio molto, molto intimo, di senza falsi sentimentalismi, questo è molto importante, era un rapporto veramente di interrelazione tra uomo, animali, piante, in tutto. E quindi Vandana ci racconta un po' che cos'è la cultura indiana in questo senso, e anche naturalmente figuriamoci se non lo fa Gandhi, che ci dice che il rapporto di armonia nell'ambiente è naturalmente anche questo necessario se vogliamo chiamare quello in cui viviamo una situazione di pace positiva, altrimenti non la possiamo chiamare. Allora Gandhi usa tre livelli, no? Dice a un certo punto, dice: io se non mi ribello nei confronti di un'ingiustizia di cui vengo a conoscenza, non che subisco io, un'ingiustizia di cui vengo a conoscenza, se io non mi ribello, ne divento complice. Questo è un insegnamento duro, pensa a quante cose leggiamo sui giornali e non ci indigniamo nemmeno per quanto riguarda le ingiustizie che sentiamo. Secondo Gandhi, in quel senso lì, noi siamo complici. L'altra cosa che dice è che, poi il secondo livello è, nei confronti dell'ingiustizia io devo agire, e devo agire, lui dice, non perpetrando gli stessi metodi di colui che perpetra l'ingiustizia, perché altrimenti non arrivo da nessuna parte, e per questo lui dice non devo usare la violenza, perché la violenza mi separa il mezzo dal fine e mi inquina il fine che sto cercando di raggiungere, perché questo l'abbiamo visto in tanti episodi nella storia, quante rivoluzioni bellissime, ideali, poi alla fine finiscono per riprodurre il sistema di dominio e di forza che avevano cercato di sbaraccare, di eliminare. Però
Gandhi dice anche un'altra cosa, che la violenza io in alcuni momenti, se non ho altra soluzione, la uso. Ed è sempre meno peggio che non far niente. Questo lo dice chiaro e tondo. Quindi, insomma, c'è tanto a cui pensare e tutti questi sono aspetti che devono sempre essere presenti quando lavoriamo per la pace. E la cosa assolutamente più terribile, secondo Gandhi, per la pace è il non far niente. Il non far niente quando siamo in presenza di un'ingiustizia, di un'oppressione, di una situazione di violenza, anche se non riguarda noi. Quindi, insomma, sono belle lezioncine che ci tengono un po'. Non fare niente è già una scelta, cioè, la scelta della delega a qualcun altro che poi sì, no, diventa.